Oggi vi mostro come si lavora lo scialle sole. È uno scialle che ho realizzato in cotone, lavorato con un ferro numero 5, è formato da alternanze tra punti legaccio e punto traforato. Vi faccio vedere come si lavora utilizzando in questo caso un filo di lana che vado a lavorare con un ferro 6. Come sapete bene, io utilizzo questi corti perché sono molto più pratici da lavorare davanti alla videocamera. Iniziamo montando 4 maglie sul ferro. La prima. 2, 3 e 4. Nel primo ferro dobbiamo lavorare in questo modo, un diritto, un aumento che faremo lavorando la stessa maglia, prima il dritto normale, poi senza farla scivolare dal ferro. Passiamo il ferro di destra dietro e facciamo di nuovo un diritto, quindi abbiamo questo aumento. Facciamo di nuovo un aumento allo stesso modo, quindi stessa maglia, un diritto preso davanti, un altro dritto prendendolo dietro e terminiamo con un diritto. Ecco qua. Il secondo ferro è tutto a dritto. Passiamo al terzo. Adesso abbiamo più maglie, quindi lavoreremo in questo modo. Una maglia a dritto, un aumento, prima di arrivare alle ultime due maglie, lavoriamo tutto al dritto. Qualunque sia il numero di maglie che abbiamo sul ferro. Sono rimaste le due magliette, facciamo l'aumento. E lavoriamo l'ultima maglia a diritto. Quindi questo era il terzo ferro. Ora facciamo il quarto ferro, che sarebbe sempre il rovescio. Allora, i ferri dispari sono il davanti del lavoro e i ferri pari sono il retro. Il ferro a rovescio va lavorato senza fare aumenti, sempre e solo a dritto. Passiamo ora al quinto ferro e lavoriamo alla stessa maniera dei precedenti. Quindi un diritto, un aumento, a dritto finché non arriviamo alle ultime due magliette. Eccoci qua, ora facciamo il nostro aumento, prendendo la maglia, lavorando la maglia sia al dritto, prendendola davanti, poi prendendola dietro e finiamo con la maglia a dritto. Lavoriamo il nostro sesto ferro, in questo modo.
tutto a diritto, senza aumenti, senza niente di particolare. Ecco qua. Quindi questa è la lavorazione dei giri da 1 a 6. Ora passiamo al settimo giro. Praticamente iniziamo a lavorare la parte traforata. Il settimo giro verrà lavorato in questa maniera. Facciamo il nostro dritto e l'aumento. Questi non devono mai mancare sui ferri del davanti del lavoro, quindi ferri dispari. Ora dobbiamo fare un gettato e lavoriamo due maglie insieme a dritto. In questo modo le prendiamo tutte e due insieme e lavoriamo un dritto. Ora dobbiamo ripetere gettato e due insieme a dritto finché non restano le nostre due maglie finali. Quindi di nuovo gettato, due maglie insieme al dritto, di nuovo gettato e due maglie insieme a dritto. Ora facciamo con le ultime due maglie, facciamo il nostro aumento. Davanti e dietro e terminiamo con una maglia a dritto. Questo è il ferro numero 7. Passiamo all'8. Il ferro numero 8, che sarebbe il rovescio, viene lavorato in questa maniera. Facciamo 3 diritti. 3 maglie al dritto, quindi una, due, e tre. Ora dobbiamo lavorare in questa maniera. Facciamo un gettato passando dal davanti perché poi dobbiamo lavorare due maglie insieme al rovescio. Quindi il gettato, due maglie insieme al rovescio, prendendo anche il gettato che abbiamo lavorato nel ferro precedente. Di nuovo un gettato e due maglie insieme al rovescio. Un gettato, due maglie insieme al rovescio. Rimangono 3 maglie sul ferro che verranno lavorate al dritto. 1, 2 e 3. Abbiamo fatto l'ottavo ferro, ora passiamo al nono. Torniamo sul davanti e lavoriamo come il settimo. Quindi un diritto, un aumento, un gettato e due maglie insieme a dritto. Un gettato e due maglie insieme a dritto. Gettato, due maglie insieme a dritto. Gettato, due maglie insieme a dritto. Sul ferro di sinistra restano le due maglie che lavoreremo facendo un aumento e un diritto finale. Il decimo ferro è lavorato come il ferro 8.
Quindi stiamo al rovescio del lavoro, facciamo 3 maglie al dritto, e ora faremo la nostra ripetizione di gettato e 2 maglie insieme al rovescio. Quindi facciamo il gettato e lavoriamo le 2 maglie successive al rovescio. Ripetiamo, gettato. 2 maglie al rovescio insieme, prese insieme, gettato, 2 maglie insieme al rovescio, gettato, 2 maglie insieme al rovescio, finché non restano 3 maglie sul ferro di sinistra. A questo punto lavoriamo le 3 maglie tutte e 3 al dritto. Ecco qua. Praticamente questi sono i ferri dall'1 al 10 che dobbiamo ripetere per andare avanti col lavoro. Adesso non si vede tanto la lavorazione, comincia a vedersi appena facciamo per la seconda volta la nostra ripetizione. Quindi in pratica ritorniamo indietro. Ripartiamo dal primo ferro, che va lavorato in questo modo. Abbiamo detto un diritto, un aumento, a dritto fino alle ultime 2 maglie. Ultime 2 maglie. Facciamo la penultima, facciamo l'aumento e poi una maglia a dritto. Secondo ferro viene lavorato tutto a dritto. Sui ferri pari, ossia del rovescio del lavoro, non verranno mai fatti aumenti, solo sul dritto. Facciamo il terzo ferro, quindi un dritto, un aumento, tutto a dritto fino agli ultimi. Fino alle ultime 2 maglie. Ecco qua, aumento e maglia al dritto. Quarto ferro sul rovescio, tutto al dritto. Quinto ferro. Un dritto, un aumento. A diritto fin quando non restano 2 maglie sul ferro di sinistra.
aumento. E finiamo con la maglia al dritto. Sesto ferro, passiamo sul retro, lavoriamo tutto a diritto. Ecco qua, adesso passiamo a lavorare gli ultimi quattro ferri che sono quelli con la lavorazione traforata. Ferro numero 7, un diritto, un aumento. Un gettato, prendiamo due maglie insieme e le lavoriamo al dritto. Ripetiamo un gettato, due maglie insieme al dritto, finché non restano due maglie sul ferro di sinistra. Ok, adesso il nostro aumento e l'ultima maglia a dritto. Passiamo all'ottavo ferro. L'ottavo ferro, allora vi ricordo che va lavorato in questo modo. Tre diritti. Ora facciamo la ripetizione del gettato e due maglie prese insieme lavorate al rovescio. Quindi facciamo il gettato e lavoriamo insieme al rovescio le due maglie successive. Ripetiamo finché non restano tre maglie sul ferro di sinistra. Ultime tre maglie da lavorare al dritto, una, due e tre. Passiamo al nono ferro sul davanti e ripetiamo il settimo, lavorazione come il settimo, quindi un dritto. Un aumento, il gettato e due maglie prese insieme lavorate al dritto.
un aumento e una maglia al dritto. Voltiamo e lavoriamo l'ultimo ferro della serie. Quindi sarebbe il decimo ferro e lo lavoriamo come l'ottavo. Quindi 3 maglie lavorate al dritto, un gettato e 2 maglie insieme al rovescio. Le ultime 3 maglie le lavoriamo al dritto. Ecco qua, come avete potuto vedere, non è una lavorazione complicata, è molto ripetitiva. L'unica cosa, bisogna fare attenzione quando si lavorano i 4 ferri con il traforo a non sbagliare o lasciare qualche maglia oppure lasciare un gettato, perché poi dovete tornare indietro in quanto la lavorazione poi non riporta, ovvio. Allora, questo, come potete vedere, è il davanti. Il davanti è formato da questi 6 ferri lavorati al legaccio e dai 4 giri lavorati con il traforo. Vedete che in pratica le colonnine vengono spostate verso destra e questo è il retro del lavoro. C'è un effetto a cerchietto che è molto carino anche da vedere. Forse riusciamo a vederlo meglio dal lavoro in cotone. Ecco, questo è il dritto. E questa è la parte a rovescio. Potete fare questo scialle sia in cotone che in lama, delle dimensioni del filato che volete, che desiderate. Utilizzate un ferro circolare da 80 cm, per il semplice motivo che man mano che andrete avanti lo scialle diventerà molto largo e quindi potrete contenere meglio le maglie sul cavetto, vedete? Ecco qua, questo è il nostro modello per realizzare lo scialle sole e spero di esservi stata d'aiuto. Vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao da Lilla!